Guglielmo Baci, allenatore della Nuorese. Siete partiti benissimo, pronti via l'1-0. Avete avuto diverse occasioni per raddoppiare, poi nel secondo tempo sono usciti loro, hanno pareggiato legittimamente. Nel finale avete avuto nuovamente l'occasione per vincere la partita. Com'è andata? In linea generale è andata così. La squadra il primo tempo mi è piaciuto moltissimo perché ha giocato come ha sempre giocato. Ci siamo mangiati le nostre belle occasioni dal gol, perché nel primo tempo, se la partita finisce 3-0, nessuno poteva dire nulla, però non siamo riusciti a fare gol e siamo rientrati negli spogliatoi e i ragazzi, gli ho detto, dobbiamo cercare di chiudere le partite perché altrimenti diventano tutte complicate e difficili, si fa più fatica fisica, e così è stato. Il secondo tempo sicuramente non abbiamo giocato come il primo tempo, perché per la prima volta la squadra non ha giocato da squadra, ognuno cercava di risolvere le cose nella propria maniera, per cui siamo andati in netta difficoltà. È stata l'unica cosa che ho detto negli spogliatoi, perché se la squadra gioca come solitamente fa, allora sì, la squadra gioca bene, poi non riusciamo a fare gol, pazienza, piano piano miglioreremo. Però non dobbiamo ripetere l'errore che abbiamo fatto al secondo tempo, da smettere di giocare di squadra e cercare di fare ognuno per conto nostro, di risolvere la situazione o di risolvere la partita, perché facendo così ci mettiamo in difficoltà da soli, ci facciamo del male da soli. Da dove si riparte? Avete adesso due trasferte? Insomma. Ma diciamo che insomma oggi dovevamo e volevamo vincere a tutti i costi, perché sapevamo come fossero importanti questi tre punti. Purtroppo non ci siamo riusciti, la colpa è solo nostra, dobbiamo rimboccarci le maniche e ricominciare a lavorare e cercare di fare quello che abbiamo fatto fino adesso, perché in linea generale hanno fatto tutto bene. Abbiamo peccato un po' oggi il secondo tempo e, come già detto in passato, dobbiamo essere più bravi, perché non si tratta di fortuna, bisogna essere un pochettino più bravi in fase conclusiva, bisogna cercare di chiudere le partite, di fare gol quando ci capitano le occasioni.